A chi sono date secondo te queste Hyperion Elite? A tutti, sono le scarpe migliori della Terra. Negli Stati Uniti un termine che è utilizzato molto frequentemente è quello di super shoes, ossia la calzatura che, secondo chi l'ha coniato, vi farebbe volare. E in effetti il marketing di una multinazionale americana ci aveva fatto per diversi anni capire che di super shoes ce n'era solamente una. Tra l'altro, nei prossimi giorni avremo qui sul canale pure la recensione del modello successivo. E Brooks, azienda americana focalizzata però ai podisti amatori e non ai pro, in effetti è riuscita nei mesi scorsi a produrre una scarpa che definirei quasi una super shoes. Per capirlo comunque partiamo subito dalle spec. Stiamo parlando di una scarpa drop 8, 35 mm nel tallone, 27 mm nell'avampiede, 215 grammi e ha una struttura Meta Rocker che è chiamata Speed Roll. Tenete comunque conto che nelle specifiche quello che conta è fondamentalmente sapere se la scarpa vi permette di correre velocemente e a lungo, tutto il resto è fondamentalmente irrilevante, quindi se vedete una recensione che si focalizza sulla tomaia sappiate che probabilmente la persona che la sta realizzando non è così ferrata sull'argomento. La tomaia è una delle migliori delle scarpe super shoes, ha una rete elasticizzata leggerissima e soprattutto davvero traspirante, così come fantastico il battistrada che utilizza una gomma molto leggera che consente di proteggere solamente nelle parti più esposte l'intersuola, che ovviamente ha bisogno di una protezione diversa. È geniale pure la costruzione della conchiglia, conchiglia che rende il piede davvero coccolato anche grazie al fatto che c'è un inserto all'interno particolarmente morbido che non crea davvero problemi al tendine d'Achille. Inoltre i lacci sono pensati come nella migliore transizione di scarpe da gara, la tecnologia DNA Flash è pure una delle migliori presenti sul mercato, Hyperion Elite 2 è migliorata rispetto alla versione precedente che invece erano fondamentalmente molto dure. Tra l'altro avevamo parlato delle DNA Flash pure nelle Hyperion Tempo, che secondo me e secondo noi rappresenta una delle migliori scarpe presenti sul mercato e per le quali credo che valga la pena spendere, tra l'altro nemmeno più di tanto, i soldi per utilizzarla soprattutto durante gli allenamenti veloci, nel caso in cui non aveste il portafoglio per permettermi queste Hyperion Tempo Elite. Ma alla fine la domanda sorge spontanea: come disse a suo tempo Antonio Lubrano, questa scarpa in quali condizioni viene considerata una super shoes? Dal nostro punto di vista sicuramente è la migliore a livello di stabilità. Pur essendo neutra, ci sono un sacco di elementi che rendono questa scarpa davvero stabile, scarpa che secondo noi è la più stabile e la più adatta per podisti che volessero correre velocemente e che avessero qualche problema di pronazione. Inoltre, valutando la parte posteriore della scarpa, sappiate che pur essendo la conchiglia molto morbida, al tempo stesso fluenza in maniera importante la possibilità che il podista possa cedere verso l'interno, cosa che secondo noi con questa scarpa raramente succederà. La piastra in carbonio è una delle più rigide presenti sul mercato. Abbiamo visto ulteriori scarpe che avevano la stessa rigidità, ma al tempo stesso non abbiamo visto invece scarpe che limitassero la mobilità torsionale, cosa che favorisce per chi avesse problemi di pronazione la corsa in avanti e di conseguenza secondo noi questa scarpa è davvero adatta per tutti coloro che dovessero sentire altri modelli davvero instabili. Dal mio punto di vista la scarpa che ha, secondo almeno i sensori RunScribe e la nostra corsa, è ovviamente la stessa, il più ridotto angolo di pronazione, cosa che come ho già detto vi consentirà di correre in avanti e non lateralmente. L'avampiede, come nella tradizione delle scarpe super shoes, è sicuramente molto ampio e quindi per chi dovesse correre di avampiede questa cosa renderà la corsa molto efficiente, per chi invece dovesse avere una rullata e quindi atterrare di tallone, anche in questo caso Brooks ha pensato a una soluzione davvero efficace. Tutto consente alla scarpa di spingere al meglio, soprattutto se avete la potenza e la forza per riuscire a farlo. L'avampiede sulla parte laterale è relativamente stretta, però non così stretta per una scarpa da gara e che secondo noi, grazie anche alla tomaia, vi consentirà comunque di correre davvero a lungo, soprattutto se avrete la forza e la volontà di riuscire a pensare a correre una maratona.
per quanto riguarda l'economia di corsa, la velocità, ne ho sentite di ogni e soprattutto ne ho lette di ogni. Sappiate però che non molti podisti amatori hanno avuto la possibilità di confrontare tutte le scarpe con fibre di carbonio, e in effetti sarebbe davvero molto elegante se vi iscriveste al canale per poter così verificare e fruire di ulteriori recensioni, soprattutto per noi podisti amatori evoluti, ma anche per chi ha appena iniziato a correre. E qui torniamo al discorso iniziale: davvero questa Hyperion Elite 2 deve essere considerata una super shoes? Dal nostro punto di vista la risposta è sicuramente quasi. Brooks è quasi arrivata a competere con la più famosa scarpa presente sul mercato. Dai dati di Runscribe, sia sulla mia corsa sia su quella di Andrea, abbiamo visto dei numeri, delle metriche migliori, ma anche sicuramente delle metriche peggiori, quindi secondo noi questa è una delle migliori tre scarpe presenti sul mercato. Ovviamente poi dipenderà un po' da quanto sarete disposti a spendere per comprarla. Comunque ora sto andando al compleanno del dottor Andrea Soffientini, so che è soltanto a fine ottobre, ma non vorrei che lui si dimenticasse di me, e in effetti l'ultima volta che l'ho incontrato abbiamo parlato di questa super scarpa. Vediamo cosa ne pensa lui. Sono convinto che saremo comunque abbastanza allineati, anche se ovviamente le nostre discussioni sono accese, ne può testimoniare Federica, che al camp di Livigno ci ha visto dibattere su diversi argomenti. Non perdetevi comunque la sua parte, perché nel video ci saranno diversi filmati che lo riprendono a Livigno, molto interessante, perché questo video vi consentirà di capire davvero il concetto di velocità, che non è, secondo noi, quello che invece potreste vedere su Instagram. Enjoy the view, nel frattempo stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima, io come al solito vado a bermi un coffee, ciao! Ciao Andrea, spero tutto bene. Oggi non siamo a Livigno ed eravamo a Livigno, non lo dico a caso, per recensire le Brooks Hyperion Elite 2, delle quali abbiamo un'impressione sicuramente molto positiva. Cosa ne pensi di questa scarpa? Ciao a tutti, che ha la soletta incollata. Cavolo, sai che non mi ricordo chi mi ha scritto su Instagram, mi fa ma... forse era la Rincon o qualche altra scarpa, mi fa guarda che si stacca la soletta, io l'ho riattaccata, gli ho detto guarda che è normale che le solette si stacchino dalle scarpe, sono solamente appoggiate, e invece su questa qua non si stacca, anzi è mezza incollata, in avampiede staccata nel tallone incollata. Scarpa bella, bellissima, l'abbiamo provata martedì, c'era lo stand di Brooks. Tra l'altro l'avevo anch'io, no? Quindi comunque un modello l'abbiamo comprato su Sporttime Mantova, non ce l'hanno dato. Tu hai solo provato quei 10 km, ma poi le hai provate anche il mio modello qualche giorno prima e qualche giorno dopo. Sì, sì, assolutamente, il tuo modello l'avevamo già provato, però quel giorno lì ho detto cavolo, le usi te, le uso anche io, era quello il caso, però mi piace che devi fare... No, vabbè, perché mi dicono che sono influenzato al fatto che mi regalino le scarpe. Brooks non ha mai regalato nessuna scarpa, giusto per dirti. Sì, ma a parte che se ci regalano le scarpe, cioè ci regalano, per i servizi che facciamo dovrebbero darcele spesso, però si cerca sempre di essere più obiettivi possibili, infatti... cioè, credo che sia la prima cosa, essere l'obiettivo possibile, anche perché, vabbè... è un gioco nostro e comunque adesso stiamo facendo informazione per gli altri, quindi mi piace sempre essere il più obiettivo possibile. Ovvio, mi sono reso conto negli anni che ho un piede diverso da quello di Max, e ci sono delle scarpe che piacciono di più a me e non a lui, e delle scarpe che a me piacciono magari tanto a tanti sul canale non piacciono. A chi sono date secondo te queste Hyperion Elite? A tutti, sono le scarpe migliori della terra. No, scherzo, sono una scarpa leggera, sono una scarpa da gara spinta, quindi runner sotto i 70 kg che corrono bene e spingono. E secondo te per quali ritmi le utilizzeresti? Secondo me almeno sotto i 3,50 al 1000, perché sopra potrei usare tranquillamente altre scarpe. E invece per quali distanze le suggerisci? Sono pensate in effetti sia per distanze brevi che per la maratona, ma dal tuo punto di vista cosa suggerisci? Io le utilizzerei per delle gare almeno sopra i 10 km, dai 10 km fino alla maratona, per atleti più prestanti. Sicuramente danno il meglio di loro dalla 10 alla mezza, sulla maratona le farei usare ad atleti abbastanza evoluti sotto i 65 kg, diciamo,
che corrono sotto i 3,30 al 1000. E cosa ne pensi dell'intersuola e della piastra in fibra di carbonio, che comunque sono due delle caratteristiche più importanti di questa scarpa? Allora, sinceramente il carbonio non l'ho sentito quando ci correvo, non ho sentito quell'effetto molla. Sicuramente aiutano. L'intersuola si avvicina molto a quella di Adidas, per dire, non allo Zoom X, quindi non è così tanto morbida come quella di Nike. Ovviamente sulla pista di Livigno sembrava la scarpa più morbida, testata sul cemento, e in strada effettivamente un po' più dura. Dal punto di vista biomeccanico, secondo me i dati sono quasi comparabili, poi ovviamente dobbiamo fare il famoso video di confronto. Non mi ricordo, forse avevo provato la Rocket X la volta prima, la Rocket X si sente che è comunque un po' più duretta. Sì, diciamo che forse un pochino affondava nella pista di Livigno, per assurdo. Lì invece l'Alpha Fly, che era più morbida, ma con il carbonio che si sente un po' di più, secondo me era più reattiva. Dal punto di vista del battistrada, che sensazione hai avuto? Io l'ho utilizzata anche con la pioggia, cosa ne pensi? Allora forse è meglio che lo dica tu, perché comunque su asciutto fa la sua porca figura. Su bagnato bisognerebbe un po' valutarla, perché comunque il battistrada è molto simile a quello delle Next a questo punto, non a quello delle Adidas, perché le Adidas sono davvero liscissime. Però ho visto che, per assurdo, su asfalto di solito non danno grossissimi problemi, quindi ovvio, tanto in pista non si possono usare. Se quel giorno piove in pista, magari i ritmi li abbassiamo, non usiamo neanche queste. Quindi su strada, secondo me, anche su bagnato, non credo che abbiano le grossissimi problemi. Secondo me farebbe fatica sulla pista di Garbagnate a gennaio con il ghiaccio, però sicuramente il grip è comunque discreto. Sì, sì, anche secondo me sulla pista di Garbagnate credo che facciano fatica anche le chiodate a gennaio. Andrea, dal tuo punto di vista, quali sono secondo te i pregi e i difetti di questa scarpa? Il pregio è sicuramente di aver fatto una scarpa sicuramente più duratura della prima edizione, una buona mescola che si pone a metà tra quelle di Adidas e quella di Nike in fatto di durezza e di comodità. Sicuramente è una scarpa non estrema come abbiamo visto su altri modelli, quindi va bene un po' per tutti. Ha una tomaia molto leggera, se io la metterei sempre nei pro, comunque nelle gare lunghe un pochino più di leggerezza va bene. Per chi ha problemi di tendine d'Achille, comunque la conchiglia più morbida creerà meno problemi. Secondo me il difetto invece più grosso è che questa, la Sparo, non è reattivissima come modelli top di gamma. Vedi Adidas, che quella è un po' più duretta, vedi Nike, quella è un pochino più morbida, quindi non è una tra le più prestanti, secondo me, che ci sono sul mercato. Dal tuo punto di vista, comunque, a livello di velocità la differenza non è così significativa, non credo che abbia questo un impatto, però ripeto, dipende un po' dall'analisi della biomeccanica di corsa. Invece, Andrea, l'ultima domanda: quando testeremo le Ghost 14? Me l'hanno chiesto già parecchie persone. Tieni conto che è la scarpa la cui recensione è stata la più vista da noi sul canale. Sì, la Brooks 14 è assolutamente da testare, perché vabbè, è un grande classico, e quindi ho visto che non è cambiata molto rispetto alla 13, però staremo a vedere. Comunque ti voglio dire che per me un secondo al 1000 è tanta roba, perché potrei passare da un 29,40 a un 29,30, che proprio non lo butterei via, per dire. Va bene, grazie Andrea, stay strong, e mi raccomando, offriteci dei coffee, perché comunque queste scarpe ce le siamo prese noi grazie ai coffee. Grazie ancora. Grazie a tutti, e sì, in effetti grazie anche per la mano che ci date. Siamo qua a fare la carità. Beh, per fare questi video comunque ci vuole un po' di tempo. Grazie ancora, ciao Andrea, alla prossima. Ciao.